tutti i telegiornali, su tutti i giornali, titolone Il Papa apre ai gay, capito? Quando invece il Papa non ha fatto altro che citare il Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice che le persone vanno accolte, ma la legge di Dio va osservata, metto in parole povere, poi lo vedremo. Per cui il Papa dice una cosa, o tu dici una cosa, poi sì, loro la pubblicano, ma la virgolettano, la girano, la friggono, la rifriggono. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla? E questa è la frase del Papa, che è perfettamente coerente con la Catechismo della Chiesa Cattolica, secondo la quale le persone vanno rispettate. Cioè, che una persona sia gay, che una persona sia gialla, sia bianca, sia nera, sia donna, sia uomo, sia ricco, sia povero, sia intelligente, sia ignorante, una persona è una persona. Quindi, giustamente, dice il Papa, se una persona è gay e cerca il Signore e la buona volontà, chi sono io per giudicarla? Parole ineccepibili. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che queste persone non devono essere discriminate, ma accolte. Il problema non è avere queste tendenze, sono fratelli, il problema è fare lobby di questa tendenza o lobby di affari, lobby dei politici, lobby dei massoni, tante lobby, questo è il problema più grave. E quel su Libero, un articolo di Chris Bonface, è un articolo proprio molto ben fatto, che va controcorrente. A questo riguardo l'articolo di Libero dice: due minuti dopo quell'inciso, se una persona è gay e cerca il Signore a buone volontà, che sono io per giudicarla, ha fatto il giro del mondo, e giù titoli, commenti, iperboli, una frase che ha cambiato il corso della Chiesa, tutti i giornali, il Corriere, la Repubblica, tutta la stampa, tutti lì, il Papa apre i matrimoni gay, subito naturalmente Vendola ha detto: ascoltate il Papa, e certo, ascoltate il Papa, il quale c'è il Catechismo della Chiesa Cattolica, Vendola, il Papa apre i matrimoni gay, nella più tenue delle ipotesi un Papa gay friendly, nulla di più lontano dalle sue parole. Nulla di più lontano dalle sue parole. Quella risposta sulla lobby gay era semplice e disarmante come quella sulle 24 ore dove teneva il suo rasoio. Francesco ha citato a memoria, perché a differenza dei suoi commentatori lo conosce, il Catechismo della Chiesa Cattolica, che nella parte terza, sessione seconda, su 10 comandamenti recita a proposito del 6° comandamento, non commettere adulterio, e della castità a cui tutti i cristiani sono chiamati. Poi il Catechismo dice: un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione e delicatezza. Questo dobbiamo ormai dimenticarlo. E riguarda le persone che hanno tendenze omosessuali, comunque qualsiasi altra persona. Per quanto riguarda i cristiani, sono fratelli. Ma per quanto riguarda noi pastori, dovremmo accoglierli con rispetto, compassione e delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione, dice il Catechismo. Anche questo è importantissimo. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione. A queste parole si riferiva il Papa, non alle unioni gay o peggio ancora alle adozioni che la Chiesa Cattolica mai accetterà. Il Catechismo citato da Francesco cita le pratiche omosessuali come peccato gravemente contrario alla virtù cristiana della castità, giudica gli atti omosessuali come intrinsecamente disordinati, ma abbraccia e rispetta chi, soffrendo di quella passione non naturale, la sacrifica cercando di realizzare la volontà di Dio. In questo si è specchiato il Papa ieri rispondendo alla domanda sulle lobby gay con la semplicità che gli è naturale. Poi certo che ogni parola del pontefice possa essere usata a proprio uso e consumo, e che questo avvenga quasi sempre da parte di chi non leggerebbe mai il testo dell'udienza papale o tantomeno di un'enciclica, e abitudine di lungo corso. Continua sempre l'articolo di Libero. Benedetto XVI, che non piaceva al mondo che piace, cioè quello del pensiero unico, è stato impiccato, mozzicone di frasi durante tutto il suo pontificato. Lo stesso accade subito a Giovanni Paolo II, papa dipinto conservatore e reazionario nel primo giorno. Se fosse stato Papa Ratzinger a dire quelle parole,
stesse parole. Possiamo essere certi che sarebbe stato infilzato un secondo dopo dai commentatori di mezzo mondo, pronti ad accusarlo di voler coprire la pedofilia all'interno della Chiesa. Francesco è stato accolto con simpatia da una parte di quel mondo che solitamente del Papa se ne infischia allegramente. Ma l'atteggiamento di costoro in fondo non è diverso dal passato. Non ascoltano il Papa, usano mozziconi di parole per costruire una maldestra impalcatura che non possono reggere idee bandiera già costruite e sorde ad ogni confronto. Cioè, o tu ragli come ragliano loro, oppure ti mettono in croce. Non ci sono invece dubbi su cosa pensi il Papa, e che con queste parole tentò di fermare in Argentina la legge sui matrimoni gay che voleva la Kirchner. È in gioco qui l'identità e la sopravvivenza della famiglia, ha detto il Papa, disse allora Cardinal Bergoglio, in Argentina, padre, madre e figli, è in gioco la vita di molti bambini che saranno discriminati in anticipo e privati della loro maturazione umana, perché Dio ha voluto che avvenga con un padre e anche con una madre. È in gioco il rifiuto totale della legge di Dio incisa anche nei nostri cuori. Andiamo avanti, vediamo, scegliamo qua e là. Sui sacramenti divorziati e risposati. Qui non si sono visti i titoli in giro, quindi non ho trovato niente di particolare. È un tema che torna sempre, credo che questo sia il tempo della misericordia. Questo cambio d'epoca in cui ci sono tanti problemi, anche nella Chiesa, anche per le testimonianze non buone di alcuni preti, il clericalismo ha lasciato tanti feriti e bisogna andare a curarli con la misericordia. La Chiesa è mamma e nella Chiesa si deve trovare misericordia per tutti. E i feriti non sono bisogna aspettare, ma bisogna andare a trovare. I divorziati possono fare la comunione, sono divorziati in seconda unione che non possono. Capito? Quindi i divorziati, che però non si sono risposati, non convivono, sono in grazia di Dio, posso fare la comunione. Separati, divorziati, posso fare la comunione. Purché non convivano, purché non abbiano disordini rispetto ai 10 comandamenti. Se sono, capito? Il fatto di essere divorziato o separato non ti priva dalla comunione. Dici, i divorziati possono fare la comunione, sono i divorziati in seconda unione che non possono, cioè quelli che si sono risposati o convivono, oppure hanno dei peccati e vanno a confessarsi, insomma. Il Papa ha ribadito qual è l'attuale disciplina della Chiesa, cioè che i divorziati risposati o conviventi non possono ovviamente fare la comunione, neanche ricevere la soluzione. Però possono ugualmente pentirsi dei loro peccati, fare un cammino di conversione e fare un cammino spirituale. E qui comunque non è il punto per trattare questo tema che è vastissimo, però il Papa ha detto che c'è una commissione che esaminerà queste tematiche di carattere pastorale. La donna nella Chiesa. Una Chiesa senza le donne è come il collegio apostolico senza la Madonna. Il ruolo delle donne è l'icona della Vergine, della Madonna, e la Madonna è più importante degli apostoli. La Chiesa è femminile perché è sposa e madre, deve andare più avanti. Non si può capire una Chiesa senza le donne attive in essa. Non abbiamo ancora fatto una teologia della donna. Bisogna farlo. Per quanto riguarda l'ordinazione delle donne, la Chiesa ha parlato e ha detto no. Quindi vedete, il Papa alla fine ribadisce tutto quello che è stato deciso da solennemente dalla Chiesa. Giovanni Paolo II si è pronunciato con una formulazione definitiva: quella porta è chiusa. C'è stato qualcuno che ha cercato di riaprire ma non ci è riuscito. Ma ricordiamo che Maria è più importante degli apostoli, vescovi, e così la donna nella Chiesa è più importante dei vescovi e dei preti. Comunque sia, la Chiesa cattolica è chiaro che, anche se l'ordine sacerdotale, cioè i cardinali, vescovi, sacerdoti e diaconi, sono maschili, però non ci dubbio che la Chiesa cattolica abbia una connotazione femminile. Questo è fuori discussione. Casomai il protestantesimo, che rischia di essere la versione maschilista della Chiesa, perché eliminando la Madonna ha eliminato proprio la maternità della Chiesa, in qualche modo offuscata questa maternità della Chiesa.